Oggi avete visitato Auschwitz e ieri Birkenau. Quali sono le vostre emozioni e impressioni di queste due giornate? Allora, le impressioni sono state molto diverse sicuramente, perché oggi era forse più esplicativo, nel senso che abbiamo visto tutte le prove e è stato interessante da un punto di vista più anche storico. Mentre secondo me ieri emotivamente è stato molto più forte, anche cioè, forse per me personalmente, perché la desolazione del campo e vedere effettivamente le cuccette dove vivevano, cioè il freddo che pativamo noi, vestiti bardati con i giubbotti da sci, immaginarsi loro che dovevano andare nel fango sotto la neve a camminare, è stato dura, insomma. Io mi porterò dietro un bagaglio di sensazioni che non ho mai provato prima, è un'esperienza totalmente diversa dalle gite, dalle vacanze studio fatte in altri luoghi, e tenterò di portare queste esperienze alle persone che purtroppo non sono potute venire con noi. Mi ha toccato di più vedere effettivamente dove persone sono state rinchiuse, dove sono state uccise barbariamente, cioè senza cuore, quindi per me oggi è stato veramente toccante e mi porterò a casa delle sensazioni che mi hanno cambiato. La cosa più bella è stato quando sono stati all'ultimo blocco, al 26 mi pare, sì. Padiglione dove scorrevano delle immagini, a me è piaciuto soprattutto l'ultima stanza dove scorrevano anche immagini di, diciamo, dei superstiti che hanno messo su famiglia e ora, diciamo, vivono la propria vita in tranquillità, perché è qualcosa di diverso magari come approccio rispetto a quello che abbiamo di solito.